Gianni Colacione, siamo in serata del primo giorno del 12° congresso di Radicali Italiani e in un attimo diciamo di tranquillità in qualche modo, mentre ci sono le commissioni, abbiamo qui il presidente di Radicali Italiani, Silvio Viale. Silvio, tu hai diretto i lavori in plenaria, c'è stata un po' di effervescenza, un po' di malumori per quanto riguarda l'ordine dei lavori. Com'è andata dall'altra parte del tavolo? Ma c'è stato un po' di nervosismo su una cosa puramente pretestuosa che gran parte dei presenti non ha capito, perché c'è una situazione non detta che è legata a questa mail che oggi tutti abbiamo ricevuto del Partito Radicale, firmata da una trentina di esponenti, di cui una parte non iscritti ai Radicali Italiani, che propongono Rita Bernardini segretaria. E poi ha stupito, io con una battuta me la sono cavata dicendo che uno degli slogan dei radicali è sempre stato lo scegli o lo sciogli. Fino a ieri quelli che erano per lo sciogli oggi lo sono per lo scegli, quindi, però è una battuta. Questa è stata un po' dietro le quinte di questi schermali iniziali, perché si è scelto di fare oggi questa discussione sulla giustizia e sul federalismo europeo, quindi prima con degli ospiti e con il grande intervento di Luigi Manconi e poi con Guy Verhofstadt sul federalismo, che di fatto è stato battezzato anche in un emendamento ufficialmente da Bandinelli e Vecellio come convegnistica. E questo ha spostato le relazioni del segretario e del tesoriere a domani, con un certo imbarazzo forse di Staderini, che probabilmente gli ultimi sviluppi extracongressuali le hanno un po' messo in difficoltà la relazione, per cui deve un po' riequilibrare. Per cui niente di particolare, perché poi si è deciso di fare queste commissioni che io ritengo sempre più inutili, perché sono una passerella, infatti lo vediamo anche stasera, cioè i delegati sono, io li chiamo delegati perché ognuno è delegato di se stesso e partecipa delegando se stesso al congresso, ma e siccome delegato è una parola tabù nei radicali, mi piace sottolinearla ogni volta, i congressisti sono per Chianciano, hanno cenato, chiacchierano, sono qua, le commissioni stanno cominciando stancamente perché sono un po' un rito, alla fine il congresso vero comincerà domani dopo la relazione del segretario. E la seconda questione riguardate invece il sistema elettorale, dove non si mette più in discussione il fatto che si usano le cinquine ma con preferenza unica, cioè conta la prima preferenza e sulla base di quelle si fa la graduatoria. Poi a parità conta la seconda o la terza, ma non è più come in passato che la seconda o terza preferenza condizionava un po' la prima, oggi la preferenza unica, e su questo stranamente nel regolamento viene fuori una formula matematica per calcolare una graduatoria quando basta una semplice somma aritmetica. L'ho fatto notare, ho riscritto l'emendamento perché mi sembra abbastanza da striscia la notizia, un po' mortificante che si mette una formula ridondante per una semplice somma aritmetica. Una parte dei congressisti con diffidenza, chissà perché, ci aveva letto chissà quale strategia dietro e non ha voluto accettarla facendo la figura di merda. Quindi questa mozione non è passata, non è stata votata? No, si vota, è passata questo calcolo della formula di bot, credo. Per quanto riguarda il calcolo di una somma in cui bisogna semplicemente contare 1, 2, 3, 4, 5 quante sono le preferenze, mi sembra veramente una cosa ridicola, però è significativo del clima, cioè in cui c'è paradossalmente il conoscere per deliberare ormai è finito fuori onda. Si ascolta un po' distrattamente quello che viene detto con molta diffidenza e alla fine si rischia proprio di deliberare in malo modo, nel senso quello che è successo stasera, cioè davvero dico da striscia la notizia, perché se uno avesse il tempo di andarsi a vedere l'emendamento e la cosa si renderebbe conto che stasera i 21 che hanno bocciato, la maggior parte si è astenuta, perché alla fine il buon senso nel non capire si è astenuta. 18 hanno capito, i 21 che hanno bocciato l'emendamento, che era irrilevante nella questione politica, meritano un bel 4 in aritmetica, nemmeno in matematica, in aritmetica direi. Silvio,
questa questione del sistema elettorale per la elezione del comitato è una cosa annosa che va avanti da non so quanto tempo. Io sono molto ignorante e peraltro ho smesso di parlare di sistemi elettorali perché è una cosa impossibile, più se ne scoprono e più si scopre che ce ne sono ignoti che verranno scoperti, quindi insomma. Però una cosa di buon senso volevo condividerla con te. Quando i membri eletti del Comitato Nazionale sono 60, mi pare? 60 più... sono quelli là di diritto, ok. Quelli eletti sono 60. Allora, quando ci sta un rapporto di 60 eletti con bene che vada 200 persone che sono le persone che gli elettori, ma non va in, diciamo, non impazzisce qualsiasi sistema elettorale? Sì, ma questo lo ritrovo abbastanza secondario, perché il problema non è se sono 60, 30 i membri del comitato o 100, è come nel PD che sono più di 1000 nell'assemblea. Vabbè, bisogna vedere quanto è poi dopo l'elettorato. No, il problema è l'aspetto politico. Cioè, tu puoi essere in 10 o puoi essere in 100, se c'hai una linea politica chiara, una strategia condivisa o uno scontro tra posizioni chiare, questo passa in secondo piano nel sistema elettorale. Se invece c'è una situazione di confusione, di non chiarezza, come c'è stato nell'ultimo anno, è chiaro che allora finisci per litigare su questioni molto di simpatia e antipatia personale e questioni secondarie come le regole diventano centrali. L'intervento di Bandinelli di stasera mi sembra proprio il prototipo, il modello di come la politica non c'entri più niente, siamo su un livello di non comprensione proprio e basta. Cioè, dobbiamo capire ancora se è iscritto o sbaglio. Ma guardate, io abbiamo verificato, non risulta iscritto. Come non è risultato iscritto, lo dico con simpatia, ma così come fossimo in un talk show più che alla Sostegno Coscioni, tanto è vero che al congresso di Orvieto ha dovuto riscriversi lì. Lui ha dato sicuramente un assegno a un esponente, probabilmente lui l'ha dato con la convinzione di iscriversi a pacchetto, è stato inteso probabilmente come un contributo al partito. Adesso quello riguarda lui e la persona a cui l'ha data. Al momento non risulta ufficialmente iscritto ai soggetti radicali. Poi è una questione secondaria, la mia è quasi una battuta un po' per sdrammatizzare e svelenire, anche se alla fine viene interpretata come il contrario. Però per tornare alla confusione, guardate, la confusione nei radicali è altissima. Abbiamo fatto un congresso l'anno scorso in cui abbiamo fatto finta di non sapere che ci sarebbero state le elezioni regionali e nazionali e politiche pochi mesi dopo. Siamo arrivati impreparati a entrambe. Si è inventata l'esperienza di AGL che ha visto gran parte dei radicali, dico, indifferenti o ostili, perché è stata questa la raccolta, dove la raccolta di firme è stata fatta così, perché alla fine bastano pochi per raccogliere le firme, ma in tutto il nord alla fine non si sono raccolte. Il risultato è stato, non dico deludente, dico disastroso. Si è tentato di inventarsi l'associazione AGL, la Galassia, più di cento, eccetera. Alla fine. No, ti devo chiedere una cosa. Adesso, ma le firme di AGL te le sei intascate tu? No, o la nonna di Maria Riccardo Maggio? Le firme di AGL ce le ho in macchina, stasera le consegnerò, le porterò, così almeno confesso che le ho tenute lì per, come ricordo, a futura memoria. Dopodiché abbiamo le elezioni anche lì in Basilicata, a sorpresa, cioè ovvio che sapevano, ma fino a nessuno sapeva niente. All'ultimo momento, invece di presentare AGL in una realtà dove c'è stato un grande successo, un grande risultato elettronico, dove sembrava fossero le magnifiche sorte progressive radicali lanciate in questo, presentiamo la rosa del pugno fuori coalizione nella regione in cui il centrosinistra si spacca. Perché Scelta Civica è una parte di sinistra e finita col PDL. È in una roba in cui alla fine finirai per avere un ruolo di pura comparsa, non un ruolo politico. Ecco perché dico la confusione altissima. Se poi pensiamo che abbiamo le elezioni europee fra pochi mesi, dove per presentare una lista, a parte lo sbarramento che credo sia il 4%, adesso lo dico così a beneficio di inventario, ma è già difficile, bisogna raccogliere 200.000 firme e 100 con estrema facilità moltissimi compagni dire dobbiamo presentarci all'Europea perché noi siamo gli unici. Per fortuna oggi è venuto l'ALDE, è venuto Verhofstadt, io il nome non mi viene mai, perché mi dicono che bisogna pronunciarlo con la F e questo mi fa Verhofstadt, quindi sarebbe così, a dirci che in Francia fanno una lista che dovrebbe arrivare al 10% di liberali centristi
e fatele anche in Italia. Io l'ho presa quasi come una benedizione e un'indicazione, non è facile fare in Italia, non è la stessa cosa, ma noi se dobbiamo fare qualcosa alle elezioni europee non dobbiamo svegliarci un mese prima inventandoci una lista in qualche modo in cui non riusciamo neanche a raccogliere firme, dobbiamo trovare un modo anche per non raccogliere firme, se questo è possibile in qualche modo con attuali eletti al Parlamento europeo, eccetera, e presentare una lista che abbia una possibilità di successo. Io sono convinto che il giorno in cui il popolo, gli italiani sapessero, conoscessero, fossero informati e consapevoli, i voti arriverebbero a valanga verso di noi, e non è così, e quindi dobbiamo agire in una situazione in cui invece il regime ci impedisce di fare questo e la disinformazione è imperante. Però non possiamo considerare questo un ostacolo e autoinfliggerci la punizione di essere sempre comunque al di fuori. Dobbiamo trovare delle soluzioni che ci permettano almeno di avere la possibilità di competere e arrivare a eleggere, perché alla fine in un sistema elettorale il risultato ce l'hai se riesci a eleggere qualcheduno, non se ti sei presentato bene, perché liste che si presentano bene con l'ambizione di avere la soluzione in tasca per quasi sono decine ormai, tanto è vero che le schede elettorali sono diventate dei lenzuoli fino enormi. Quindi per questo dico, il congresso è cominciato un po' in sordina, in realtà comincerà domani, non so dove andremo a finire. Abbiamo una candidatura ufficiale extracongressuale che arriva proposta da iscritti radicali italiani e iscritti non radicali italiani, è una candidatura che sembrerebbe addirittura venire come fosse un commissariamento dal partito radicale, dove nell'elenco vedo che c'è il tesoriere e il presidente del Senato, ma molti altri che lì, io non so se altri vorranno candidarsi a radicali italiani. Credo che la candidatura di Rita Bernardini poteva benissimo venire fuori dal congresso senza bisogno di questo commissariamento ante litteram prima. Per il resto vedremo, ci sono due giorni davanti a noi, vedremo prima di tutto quale sarà la partecipazione, che mi sembra buona. Se devo giudicare dagli altri congressi, il primo giorno mi sembra che, nonostante così per la partenza un po' in sordina per quanto riguarda le tematiche congressuali, la partecipazione è buona. Nei prossimi giorni lo vedremo. Sul sistema elettorale, tu mi dicevi prima, io lo ritengo abbastanza secondario, perché in un partito in cui la presentazione della strategia la decide sempre più o meno Marco Pannella, con oggi si usa la parola, si usa il termine cerchio magico, prendiamolo da altri, oppure da chi passa per l'Argentina, oppure dai militanti più presenti, oppure da chi è più disponibile. E dicendo, molte volte il Comitato Radicale Italiano è un momento di discussione che avvalla poi o meno decisioni già prese, quindi non è così fondamentale. Credo che però Radicali Italiani rappresenti, e lo dimostra oggi, l'ho anche detto non in un'introduzione ma nell'apertura, mi piace così fare un po' di battute e via dicendo, che è l'unico posto in cui i radicali discutono, si incontrano, si guardano in faccia, perché se non ci vediamo qua in faccia, ci conosciamo. Oggi ho conosciuto persone che per me erano un nome, oggi ho visto la faccia dal vivo, persone che non conoscevo neppure, sono arrivate e via dicendo, che però è l'unico posto in cui ci si vede come radicali. Peraltro, scusa se ti interrompo, peraltro Marco, parlando appunto di questa cosa, che questo è un posto dove si fanno congressi, citando altri posti, non gli è venuto altro nome che la Luca Guscioni. Certo. Delle tante costellazioni, che poi non mi sembra che poi ci siano tutti altri congressi. Sì, la Luca Guscioni, che però ha sempre una tematica abbastanza, diciamo, specifica, non generalista. E poi direi alcune associazioni, di alcuni congressi e associazioni locali, perché indubbiamente, al di là del numero di partecipanti, l'associazione di Totortola, Radicali Roma, ma anche le associazioni napoletane, oltre all'Aglietta, gli abruzzesi, dimostrano di avere delle realtà in cui c'è un minimo di discussione, e poi lo vediamo anche nelle iniziative, per cui la realtà associativa radicale, che è sempre un po' così sotterranea, in realtà dimostra poi di essere più vivace e attiva di quello che sembrerebbe, perché si basa magari su poche persone ma molto disponibili e molto presenti, per cui su questo è l'aspetto positivo. Sul nazionale è chiaro che se noi pensiamo che ogni volta ci candidiamo presentiamo un simbolo che non è di proprietà dei radicali ma di l'associazione Marco Pannella o di un qualche cosa di parallelo, sempre nella galassia chiaramente, e ci si rende conto che questo è
è un limite e nello stesso tempo un pregio specifico della situazione, cioè nel senso che non sono molto laico, non è che lo vedo come aspetto negativo, perché ha anche dei suoi vantaggi, però è ovviamente un limite, perché tu non prenderai mai decisione. Peraltro l'anno scorso abbiamo anche deciso, proprio come fosse la pietra tombale, che Radicali Italiani non potrebbe neanche teoricamente presentarsi come Radicali Italiani a un'elezione, quindi abbiamo addirittura sancito come pietra tombale. Senti Silvio, tu sei presidente di questo, di questa associazione da ormai 2 anni o tre anni. Allora, siamo arrivati a questo congresso con, diciamo, l'accusa abbastanza non velata, quindi questa accusa che è un po' da quello che dicevi, cerchio magico, cerchio tragico, insomma quello che è, di una sorta di poco spessore politico di Radicali Italiani e soprattutto di una certa sinistrosità, se così possiamo dire, perché poi insomma ci sei tu che sei doppia destra PD, anche consigliere comunale a Torino, poi ci sta Riccardo Maggi che è consigliere comunale a Roma, tutto grazie a una sorta di accordi con delle forze di sinistra. Ecco, forse non è un po' questo il peccato originale in qualche modo, che a questa associazione che al 12° anno si è scoperto, o qualcuno ha scoperto, che potrebbe, non è più efficace, salvo poi dopo proporre una candidatura? Ma lo è stato e non lo è mai stato. Non dimentichiamoci che quando si è deciso una partecipazione elettorale diretta nella Rosa del Pugno si è usato la Radicali Italiani e la Coscioni. Per cui, dopodiché il problema non è di Radicali Italiani, è di Radicali in generale. Sul fatto del sinistrorso io lo rivendico. Io sono convinto che la collocazione naturale dei radicali in un sistema bipolare italiano con tutte le contraddizioni è nelle spostare verso posizioni liberali la sinistra. E posso dire che tu hai detto, hai citato me, Maggi, Aletti, poi c'è anche Cappato che comunque è stato eletto nella coalizione di Pisapia, c'è Chiomello a Bolzano, insomma. E poi, però d'altra parte non dimentichiamoci questa confusione di quest'anno, anche il caso Storace e le elezioni regionali del Lazio, dove io sono arrivato ultimo a dire cosa pensavo, nel senso che è anche lì questa presentazione indipendente, autonoma, controtendenza direi in questo caso, lucana, è qualcosa di diverso. Allora è chiaro che la contraddizione troppo a sinistra, troppo a destra, con non Berlusconi, nei radicali c'è. Cioè io vedo che Spadaccio, di volta che si dice di andare con Berlusconi, non scatta più sulla sedia, perché non ha più lo scatto felino di quando era magari più giovane, però un minimo di sopracciglio che sbatte ce l'ha. Allora credo che questo qui è un problema che, vero, i radicali sono disponibili ad avere esperienze trasversali sui contenuti, su tutti, ma nel momento in cui proponiamo una società politica bipolare, su due schieramenti, su situazioni eccetera, io credo che la tendenza deve essere quella verso una rigenerazione della sinistra in senso liberale, europeista, federalista e non laica, e non piuttosto che uno spostamento a destra come invece in qualche modo viene. Poi d'altra parte mi viene da ridere quando dice questo, perché la scelta di spostare a sinistra i radicali con la Rosa del Pugno non è stata mia, io l'ho scoperta da in itinere, e ha portato alla fuoriuscita verso lo schieramento del centrodestra di Benedetto della Vedova, Palma e un bel po' di radicali. E la stessa cosa è accaduta quando poi Capezzone se n'è andato, dove, per cui credo che quello sia una contraddizione in termini radicali, che però deve portare a fare le scelte politiche. Quindi la crisi oggi non è la crisi radicali italiani, è la crisi dei radicali della galassia, che a livello internazionale è un po' impaludata, perché in realtà la grossa è la spina dorsale è la realtà italiana. A livello italiano c'è la grande battaglia per la giustizia, per l'amnistia, che però non può esaurire tutto l'aspetto della tematica radicale. La Coscioni sull'eutanasia è riuscita a portare questa, insieme a Exit, all'Uruale, eccetera, una battaglia laica. Io continuo a dire come Montanelli che la battaglia per l'eutanasia è una battaglia che deve essere astrusa dallo schieramento politico, per una battaglia di civiltà che riguarda destra e sinistra. Ma oggi battersi per l'eutanasia d'Italia è una battaglia prevalentemente di sinistra.
nel senso che l'attenzione verso i diritti civili a sinistra in Italia, strumentale o meno, deviato o meno, è stellarmente maggiore di quella che c'è a destra, che magari è più praticata nella quotidianità spicciola, ma ce ne stanno molto lontani nella rivendicazione politica, per cui anche sui temi dei diritti civili e della laicità non c'è paragone tra le due cose. Quindi io direi che è ingeneroso dire che è colpa di radicali italiani, è colpa di come tutti, io dovessi dire una cosa rivoluzionaria, radicale, attendiamo la rivoluzione, credo che tutta l'organizzazione radicale della galassia debba essere radicalmente trasformata e rigenerata. Non basta più, la galassia mi sembra sia superata, il PRT come ha fatto adesso mi sembra sia una cosa ormai vecchia che non riesce neanche più a marciare. Allora fossilizzarsi su quelli che sono i ricordi, il passato e quello che è lì non funziona più, anche perché vedo che le nuove generazioni radicali che ci sono sì, ascoltano gli interventi di Bandinelli, di Pannella, eccetera, ma un po' come quando si ascolta la storia del Risorgimento, insomma, in cui alla fine sono i film, il papà, vi dicendo che ti piacciono, ma lo vedi come un po' lontano, insomma. Ecco, ma forse, guarda, davvero, forse se un buon regista facesse un film sui radicali, riuscirebbe a metterci la pietra sopra e darci lo spunto per ripartire con qualcosa di nuovo. Cioè, i radicali devono partire con qualcosa di nuovo, non possono soltanto sedersi su quello che è un glorioso passato. Che si trascina nel presente. Grazie a Silvio Viale che si è esposto con questa sua con l'esposizione di questo suo desiderio di modifica della galassia, che peraltro condivido e che già teorizzai nel 2004. E a questo punto buon congresso, buona conduzione, penso che avrai parecchio da lavorare, insomma. È una platea molto disciplinata questa, molto disciplinata, con dei soggetti, diciamo, particolarmente ma agguerriti, ma molte volte così, diciamo, come dire, un po' originali. Grazie.